Pietro Quaresimale, neoassessore regionale al lavoro e all'istruzione, punta da subito sul potenziamento della formazione professionale e sul rilancio dei centri per l'impiego. A Teramo, per esempio, l'attuale centro per l'impiego traslocherà in pieno centro, al primo piano del Palazzo della Sanità, in piazza Martiri Pennesi, questo per rendere ancora più fruibile e visibile un servizio strategico che incrocia domanda e offerta di lavoro. Questa mattina abbiamo fatto il primo sopralluogo nell'ex Palazzo della Sanità a Piazza Martiri Pennesi, dove vogliamo trasferire il centro dell'impiego e rilanciarlo. Questo fa parte di un progetto molto più ampio che riguarderà tutta la regione Abruzzo. Vogliamo investire dei soldi per rilanciarlo anche a livello di personale, di organizzazione, di informatizzazione, perché riteniamo che il centro per l'impiego è un incrocio tra domande e offerte in cui rivolgersi per cercare di essere inseriti nel mondo del lavoro. Quindi noi vogliamo appunto che il centro per l'impiego non sia considerato come l'ultima spiaggia, ma il punto di partenza per cercare di trovare occupazione. Logicamente in questo contesto va inserita la formazione, perché a volte gli imprenditori richiedono dei profili che non si trovano. Quindi in base all'analisi del mercato noi cercheremo di formare gente che non ha occupazione e quindi li vogliamo inserire nel mondo del lavoro. Quindi un progetto importante in cui investiremo dei soldi per rinnovarli da ogni punto di vista. Quali altri progetti ha, assessore? Lei che è un nuovo assessore. Allora, io ho una settimana che mi sono insediato, sto facendo un'analisi insieme ai dirigenti funzionari, sono tante le idee. Alcuni giorni fa abbiamo lanciato Garanzia Giovani, che si prende un progetto importante anche lì per formare gratuitamente i tanti giovani dai 18 ai 29 anni, ma tante altre idee, il caregiver che andrà in giunta a breve, i progetti anche per le persone cinquantenni che non hanno possibilità di essere inseriti, che perdono lavoro e non hanno l'età per andare in pensione. Quindi tante belle idee che di volta in volta comunicheremo e vi faremo sapere per cercare di dare la possibilità a tanta gente di avere lavoro.